misura, vittoria importantissima per il Genova, targato Alexander Vecin, dal primo gol in Serie A di Manolo Portanova al primo successo per l'ex assistente del Lipsia, per l'ex allenatore dello Stende. Una vittoria che mancava addirittura da 5 mesi, dalla rimonta messa a segno alla terza giornata di campionato alla Sardegna Arena contro il Cagliari dell'ex allenatore Leonardo Semplici, dal gol della speranza siglato da Mattia Destro al gol che aveva completato la rimonta, la doppietta personale per Mohamed Fares, dalla vittoria realizzata, messa a segno lo scorso 12 settembre, nella domenica dedicata alla terza giornata di campionato. Sono passati più di 5 mesi. Questo è il Genova targato Alexander Vecin, una vittoria che dà sicuramente tanta speranza per il futuro del Grifone per quanto riguarda anche la permanenza nella massima serie, perché adesso il Grifone sogna tutto, il popolo del Grifone sogna una rimonta che avrebbe del clamoroso, perché dopo una prima parte di stagione davvero deludente sotto tanti, troppi punti di vista, adesso grazie a questa vittoria ritrovata, prima vittoria per Alexander Vecin in 8 gare, una vittoria, 7 pareggi, sono 10 punti in 8 gare, grazie al primo sigillo da parte del figlio d'arte di Daniele Portanova, Manolo Portanova, l'ex trequartista bianconero, ringrazia il doppio errore in simbiosi da parte di Berisha e anche dell'ex di turno Armando Izzo, perché sul pallone recuperato sulla destra dal danese Friendorp, una palla recuperata a Vojvoda con Friendorp che calcia in porta un tiro cross, il classico tiro cross, Berisha non trattiene, Izzo sporca quel pallone e per Portanova è un gioco da ragazzi mettere in rete il sigillo vincente, il primo gol, il più semplice dei gol che potrà realizzare nella sua lunga carriera. Ragazzi, questo gol regala una vittoria davvero preziosa, 3 punti d'oro per il Grifone, 3 punti che sono di speranza per quanto riguarda la salvezza, perché il Genova in questo momento si porta a quota 22 punti come il Venezia che però ha 2 gare in meno rispetto alla formazione ligure, Salernitana che si trova a meno 6 dal Genova con 3 gare in meno addirittura. Però ragazzi, questa vittoria dà davvero molta speranza per il futuro, anche perché la formazione di Alexander Vecin ha subito solamente 2 gol in 8 gare, stiamo parlando di numeri pazzeschi, di numeri che fanno sognare l'intero popolo del Grifone, una salvezza che davvero era quasi impossibile poche settimane fa, invece grazie al gol di Manolo Portanova adesso è una salvezza che potrebbe arrivare nelle prossime settimane, staremo a vedere, ma intanto davvero sono senza parole per quello che ho potuto ammirare questa sera, perché tolto quello svarione di Leo Ostigar con Mariani che estrae il rosso prima per il fallo su Pobega al 10° minuto, poi su quello su Armando Izzo, doppio giallo al 24°, il Grifone è in 10, quindi ha giocato più di un tempo in 10 uomini, è una squadra completamente diversa, è una squadra che adesso può sognare il vero e proprio colpaccio salvezza. Tolto lo svarione difensivo con l'espulsione di Leo Ostigard, il Torino coglie una traversa con Vojvoda al 38° sul cross di Singo, c'è un tentativo di rovesciata da parte della Gallo Belotti con Vojvoda che colpisce di testa e coglie la traversa. Nel secondo tempo il Genoa cambia faccia, cambia uomini, ma alla fine riesce a difendere questo vantaggio, riesce a difendere il gol
siglato da Manolo Portanova, e regala ai propri tifosi, regala al popolo del Grifone una vittoria davvero importantissima per quanto riguarda il futuro. 3 punti d'oro che adesso fanno sognare non solamente ad Alexander Blessin, ma a tutto il popolo del Grifone una salvezza che avrebbe della clamoroso. Al Amarassi, al Luigi Ferraris, decide Manolo Portanova. 4 pareggi, 4 sconfitte nelle ultime 8 per il Torino di Ivan Juric. Crisi nera per la formazione Granata. Mi faccio attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.